Ma quando il figlio dell'uomo tornerà, troverà la fede sulla terra? Ecco la domanda delle domande, una domanda cruciale in chiave scatologica, che ha dato ai cristiani dei tempi antichi la forza, la speranza e la fede di continuare a credere nel compimento di questa promessa, nella convinzione che prima o poi il Signore sarebbe veramente tornato. E allo stesso tempo dà ai cristiani di questo tempo l'indicazione, l'indizio di come avrebbe dovuto essere il mondo senza fede, lontano da Dio, nel momento in cui tutto si sarebbe realizzato nel compimento finale, e quindi quando sarebbe giunto il tempo di dare il via alla giustizia del Padre, tempo che è quello che stiamo vivendo. Un compimento finale che sembrava già imminente per i primi cristiani, che lo davano per realizzabile di lì a poco, ma perché vivevano in un mondo completamente pieno di idolatria e di false religioni, e quindi sembrava il contesto ideale per far sì che questa promessa del ritorno del Signore potesse compiersi. Ma mano a mano che passava il tempo, Gesù e la fede cristiana attecchivano in tanti cuori. Gesù arrivava in tanti cuori, grazie anche ai sacrifici di tanti santi e martiri della storia che hanno dato tutto se stessi per portare questa fede ai quattro angoli del mondo. Dice Gesù, grazie al seme del mio sangue, al martirio dei miei apostoli, alla completa dedizione di Maria mia madre alla salvezza dei peccatori, la mia parola fu distribuita e ascoltata su tutta la terra, santificata ancora di più dal sangue versato da tanti martiri. Volevano distruggerli tutti, volevano che sparisse per sempre il ricordo del sacrificio del Figlio di Dio, ma più ne uccidevano e di più ascoltavano e facevano tesoro della mia parola. Una parola che a un certo momento è arrivata su tutta la terra. Perché tutti nel mondo a un certo momento hanno conosciuto Gesù. Poi chi ha abbracciato la fede cristiana, chi l'ha respinta, chi l'ha combattuta, chi l'ha difesa, ma tutti sono arrivati a conoscere Gesù. Quindi, considerando che c'erano miliardi di persone che credevano nel Dio uno e trino, sembrava impossibile che potesse a un certo momento cominciare una parabola discendente del mondo intero e di una casa che era sorta, fondata da Gesù stesso con i suoi amici, proprio per portare tutti alla verità e alla salvezza, che questo mondo e questa casa che è vissuta per millenni alla luce della verità di Cristo, a un certo momento potesse cominciare questa parabola discendente che facesse perdere la fede a tutto e a tutti, che portasse un mondo intero a rinnegare la propria storia, a rinnegare i propri valori, che facesse tornare la voglia a tantissimi di ritornare all'idolatria e a tante false religioni che, come il vitello d'oro, non portano nessuna salvezza e non danno nessuna vita eterna. E per cui a un certo momento si è cominciato a vedere peccati, idolatrie, blasfemie, eresie e abomini di ogni tipo che hanno dato pieno compimento alla domanda di Gesù. Ma quando il figlio dell'uomo tornerà,
troverà la fede sulla terra? Ecco che ciò che è stato costruito con fatica e con infiniti sacrifici ha rischiato di essere completamente distrutto in pochi mesi. Costruito in millenni e disintegrato in pochi mesi. Ma Dio non l'ha permesso. Ecco perché è tornato. Dice Gesù, poi fu la mia ascesa al cielo. E mentre mi avvicinavo sempre più al Padre mio, guardavo la terra che si allontanava e vidi in un attimo tutta la sua storia futura. Vidi i miei figli perseguitati e uccisi. Vidi i miei figli implorare la pietà del Padre. Vidi un angolo in una terra lontana dal luogo dove ero vissuto. Vidi una fanciulla giocare in un prato. Vidi me bambino e poi una culla che non somigliava più alla mangiatoia dove fui posto appena nato. Tutto io vidi mentre salivo al cielo. E ciò che vide Gesù nella sua ascesa al cielo è ciò che gli uomini hanno visto e vissuto in prima persona in questi 2000 anni di storia. Per giungere fino a noi e a questo progetto d'amore che chiuderà la storia della redenzione e della salvezza. Ma ecco che per millenni vi sono state queste preghiere incessanti, come la vedova di questo Vangelo, per implorare il Padre che compisse tutto, che venisse a fare giustizia e quindi a rovesciare i potenti dai loro troni e a innalzare gli umili affinché il male potesse essere sconfitto per l'eternità. E Dio non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di Lui e li farà a lungo aspettare? Vi dico che farà loro giustizia prontamente. Ecco l'itinerario che l'umanità e il progetto di Dio hanno dovuto fare in questi 2000 anni per giungere fino al momento perfetto in cui il Padre avrebbe potuto dare giustizia ai giusti e dare pieno compimento alle sue promesse. Questo tempo, un momento perfetto che è coinciso con l'abbraccio d'amore tra due bambini. L'abbraccio d'amore tra la fanciulla di Dio e il bimbo divino. L'abbraccio d'amore tra il sacro cuore di Gesù bambino e il cuore puro di una bambina di 7 anni, che in un mistero che appartiene solo a Dio ha accorciato, accogliendolo nel suo cuore, la distanza tra cielo e terra, facendole divenire, già in questo tempo, già in questo piccolo fazzoletto di terra, una sola cosa. Non la Trinità da una parte e l'umanità dall'altra, ma il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo e tu. Così deve essere per ogni persona e non per gruppi. Ecco il regno. Ecco la misericordia di Dio. Ecco allora che io mi rifaccio bambino. Vengo qui in questo luogo sperduto per nascere di nuovo nel cuore di una bimba che mi ha amato come mi ha amato mia madre. Sono diventato adulto nel suo cuore. Dovevo crescere come sono cresciuto
nella casa di Giuseppe. Io crescevo nel cuore di questa fanciulla. E mano a mano che Gesù cresceva nel cuore di Maria Giuseppina Norcia, si avvicinava il momento in cui il mondo avrebbe dovuto scoprire e capire la cosa più straordinaria che era avvenuta nel mondo che era completamente inconsapevole. Ma più il mondo viveva, tutti i decenni di pace che sono stati regalati da Dio al mondo proprio per la presenza di questo santo mistero sulla terra, grazie alla discesa del principe della pace in questo mondo, il mondo e la casa che avrebbe dovuto portare tutti alla verità, anziché approfittare di questo tempo di pace propizio per santificarsi, hanno pensato di allontanarsi sempre più da Dio. Più Dio si avvicinava al mondo e più gli uomini si allontanavano da Dio, fino a pervertirsi nella totalità. Dio è stato fedele alle sue promesse, completamente fedele a ciò che aveva promesso. E per tempo ha preparato il mondo all'evento più straordinario della storia dell'umanità. E ha preparato il mondo e quella casa tramite Maria, che come instancabile annunciatrice è andata ai quattro angoli del mondo per preparare tutti, in un numero di apparizioni mariane senza precedenti, in questo ultimo secolo, che avrebbe dovuto far capire a tutti che qualcosa di grande stava per avvenire, come una novella stella cometa, avrebbe dovuto far capire, così come compresero i re magi, che qualcosa di grande e unico stava per arrivare, che i tempi erano maturi per il ritorno del figlio dell'uomo. Ecco i tanti messaggi che sono stati dati all'umanità per far comprendere tutto, per riportare l'umanità e quella casa sulla retta via, per far raddrizzare la barra di chi aveva abbandonato la via maestra, per far tenere lontano lo spirito del nemico che ardentemente desiderava prendere possesso di tanti cuori e di entrare là dove non conveniva che entrasse e che invece dimora. Come disse Paolo VI nel 72, per una fessura è entrato il fumo di Satana, quella fessura ora è diventata una voragine. Che fine hanno fatto tutte le parole di cielo e di grazia date da Maria? Che fine hanno fatto tutti quei messaggi, chiusi dentro un cassetto, nascosti, dimenticati? Così non si crea il problema, un po' come uno che ha la guida di una macchina e a un certo punto sul cruscotto gli si accende la spia dell'avaria del motore e anziché correre prontamente dal meccanico per far riparare il guasto, pensa di staccare il filo che illumina la spia. Niente spia, niente problema. E così, così facendo, lo sfacelo è sotto gli occhi di tutti. Si sarebbe dovuta imitare l'umiltà di Maria. Si sarebbe dovuta imitare l'umiltà dei santi. Eccomi, Signore, parla, il tuo servo ti ascolta. Questo avrebbe dovuto essere l'atteggiamento del mondo e di quella casa per mettere a frutto i doni che il cielo stava facendo. E invece ci si è umanizzati e pervertiti nella totalità. Ecco che sempre più quindi si vedrà la differenza tra coloro che fanno una strada e coloro che ne fanno un'altra, tra coloro che
appartengono ad una vecchia realtà e che sono i veri vedovi e vedove, non come quella del Vangelo di oggi, ma i vedovi e le vedove dello sposo, coloro che hanno perso tutto e che danno pieno compimento alla visione che Maria Giuseppina Norcia ebbe da Gesù quando le fece vedere il futuro in cui ci sarebbero state le chiese chiuse con affisso un cartello chiuso per lutto. Ecco i vedovi e le vedove che vivono il lutto dell'aver perso lo sposo, dell'aver perso Dio, dell'aver perso la fede, senza nemmeno che se ne accorgano. Quei vedovi e quelle vedove morti allo spirito, che non riescono nemmeno a comprendere, vedono che ci sono tante cose che non vanno, ma giustificano tutto e tutti, che puntano il dito verso gli altri, come questo fariseo, ma che non sono capaci di vedere l'alternativa che Gesù gli propone, questa Chiesa, questa salvezza, perché loro pregano incessantemente, ma pregano Dio che venga a risolvere il problema come loro pensano che debba essere risolto, per far sì che tutto quello che sta avvenendo in questo momento della storia possa essere una parentesi che possa chiudersi il prima possibile per tornare a quello che era prima. E invece non comprendono la coerenza di questo Dio, che anche in questo santo mistero è totalmente coerente a quello che ha sempre fatto nella storia, partendo dai piccoli, partendo da coloro che il mondo riteneva gli ultimi, gli emarginati, i bistrattati, quelli che si potevano buttare via, come Noè, come il re Davide, come Mosè, come Elia, come Gedeone, come il Battista. E come Gesù ha fatto scegliendo Pietro, Giacomo, Giovanni e tutti gli altri, che non erano certamente i migliori. E così come Dio sta facendo oggi con noi, che abbiamo avuto la grazia di conoscere per primi questo grande, grandissimo mistero d'amore. E non siamo certamente i migliori. Non siamo certamente i migliori, ma abbiamo accolto, abbiamo messo quel cuore che ci voleva, così come è sempre stato fatto nella storia da coloro che si sono fatti piccoli, che si sono fatti bambini, per accogliere le novità di Dio, per accogliere i misteri di Dio che nella storia si sono sempre rivelati a coloro che, come Maria, hanno fatto della propria umiltà il centro della loro esistenza. Ecco quindi gli altri figli, vivi e sposi dell'Altissimo, non vedovi e vedove, ma innestati in Cristo e Maria, e per questo vivi perché figli del Dio vivente. Coloro che sanno, che hanno aperto gli occhi e che incessantemente devono pregare affinché Dio compia tutto, pregare affinché tanti cuori nel mondo possano comprendere e venire e unirsi a noi, quei figli che mai devono puntare il dritto contro il fratello, mai devono vivere di invidie e di rivalità, ma sempre devono viversi da fratelli e da sorelle, sentendosi un'unica famiglia, un unico popolo innestato nel cuore del Padre. Ecco questi figli, i figli di Dio che hanno una grande, grandissima responsabilità, e come i santi di ogni epoca devono fare di tutto per far contento Dio e per onorare i sacrifici che sono stati fatti dai santi e dai martiri del passato. Come dice San Paolo, per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Dice Gesù: io desidero porre fine a tante sofferenze, ho bisogno dell'aiuto di tutti, ho bisogno delle preghiere di tutti per portare ancora altri figli al cuore del Padre. Io, il Figlio di Dio, colui che ha versato tutto il suo sangue per amore dei suoi figli, io ancora imploro e supplico il Padre per intenerire i cuori più duri. Io chiedo a voi, gridate con forza, il Signore Gesù vi aspetta, andate incontro al suo cuore.
Maria, la madre di Dio e madre di tutti, ancora piange. Asciugate, asciugate le sue lacrime, consolate il suo cuore. Consentite a me di stringere al cuore quanti vivono senza conoscere il mio amore. Voi che attingete amore in questo luogo santo, distribuitelo, distribuitelo intorno a voi. Io riempio d'amore le vostre mani, voi riempite d'amore i cuori dei vostri fratelli, perché poi vengano al mio cuore. Questa è la nostra missione, in Cristo e Maria. E così sia.